La mensa Caritas di Ostia rischia di chiudere e dopo l'appello dei parroci del territorio arriva anche lo sdegno politico. Di fatto la Caritas fornisce un servizio assistenziale che dovrebbe essere a carico del comune, fanno presente Giovanni Zannola e Leonardo Di Matteo del Partito Democratico. E nell'ultimo anno solo l'impegno della Diocesi di Roma ha permesso di non privare oltre 200 poveri di un sostegno fondamentale per la propria sopravvivenza. Il Campidoglio in effetti non finanzia più la mensa e il dormitorio annesso. A quanto pare i locali dell'ex colonia Vittorio Emanuele III di proprietà comunale non sono a norma e quindi non possono essere oggetto di bando pubblico. Nonostante gli appelli e le proposte alternative, riprendono i due esponenti DEM, la Caritas non ha ancora ricevuto una risposta dall'amministrazione a 5 Stelle. Riteniamo sia un atteggiamento inqualificabile che svilisce le istituzioni e mortifica il mondo del volontariato. Se al momento l'ex colonia risulta non conforme agli standard di sicurezza, ci si adoperi per individuare delle strutture idonee. E ieri il gruppo del PD ha protocollato una mozione che impegna la presidente del decimo municipio proprio a ricercare una soluzione condivisa.